Vandanara in ospedale, il gesto dell'ex marito. Vandanara, dopo essere stata colta da un malore, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Il gesto dell'ex marito Mauro Icardi ha spiazzato tutti. Vandanara in ospedale, cosa le è successo? Da giorni Vandanara si trova in Argentina, il suo paese di origine, dove ha ricevuto un importante premio per la carriera. Sposata con Mauro Icardi, è diventata popolare come opinionista del Grande Fratello VIP ed è anche una nota influencer. Dopo aver ricevuto il premio, ha accusato un malore. È stata ricoverata d'urgenza ed ora si trova in ospedale per accertamenti. Il suo ex marito, Maxi Lopez, l'ha raggiunta in Argentina per stare accanto ai figli avuti da Wanda. Ha perso le staffe con la compagnia aerea per problemi con il volo. Come si legge su Il Fatto Quotidiano, Maxi Lopez si è infuriato per un ritardo nelle coincidenze. Su Threads ha scritto in tono aspro che, se avesse perso il volo per raggiungere i suoi figli, avrebbe dato fuoco a Francoforte. Vandanara lontana dai social. In attesa di conoscere i risultati degli esami e la verità sulla sua salute, Vandanara si è distaccata dai social network. Il suo attuale marito, Mauro Icardi, starà al fianco di Wanda finché il quadro clinico non sarà chiaro. La showgirl è madre di 5 figli. Si è sposata con il calciatore Maxi Lopez il 28 maggio 2008. Da lui ha avuto 3 figli maschi, Valentino, Costantino e Benedicto, rispettivamente di 14, 13 e 11 anni. Hanno divorziato il 6 novembre 2013, l'uno ha accusato l'altra di infedeltà coniugale e viceversa. Il 27 maggio 2014, una volta ottenuto il divorzio, Vandanara ha sposato il calciatore Mauro Icardi, compagno di squadra, Sampdoria di Maxi Lopez. Da Mauro Icardi Wanda ha avuto 2 figlie, Francesca e Isabella di 8 e 7 anni. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.